Al centro di questa sala dell'Armeria dei Dieci, un'altra memoria importantissima, molto significativa di Francesco Morosini, il busto bronzeo che il Senato della Repubblica di Venezia gli dedicò nell'agosto del 1687, nell'entusiasmo delle notizie straordinarie che stavano arrivando dal Peloponneso. La conquista di Corinto, la conquista di molte importanti piazze forti, appunto galvanizzarono il Senato veneziano che tributò a Francesco Morosini, capitano da mar, generalissimo della Repubblica, un onore straordinario, un monumento dedicato a lui, ancora vivente, veramente una cosa eccezionale, soprattutto a Venezia, dove gli onori a figure viventi erano praticamente vietati, ma l'eccezionalità delle circostanze storiche, appunto, che si stavano verificando, spinsero a questo passo particolare. Quindi il Senato a Francesco Morosini, adunque viventi, ancora vivente. La figura è stata realizzata, modellata da un grande scultore genovese, ma attivo a Venezia, Filippo Parodi, il quale inventa questa immagine orgogliosa, vittoriosa, assolutamente altera di Francesco Morosini, che con il terzo bastone di comando ricevuto nella sua carriera stava appunto conquistando il Peloponneso, quindi il titolo di peloponnesiaco, e che indossa il tipico copricapo, appunto, distintivo del capitano generale Damar. Sotto al bastone di comando, interessante perché si distingue molto bene, geograficamente resa in maniera molto intellegibile, la mappa del Peloponneso, lo stemma Morosini, la corazza dove naturalmente spicca in tutta vista il leone di San Marco. Molto interessante è anche il basamento marmoreo, dove trovate una composizione di armi e di attributi militari. In realtà si tratta di trofei tolti idealmente all'esercito ottomano. In alcuni dettagli riusciamo a riconoscere molto bene la tipica mezzaluna ottomana, ma anche alcuni oggetti molto particolari, come questa specie di grandi piumini, in realtà sono i tug. Cioè sono questi emblemi distintivi dell'araldo, diciamo, dell'esercito ottomano. Era proprio un segno che si usava appunto nei battaglioni e sulle galere. Per il nemico impadronirsi di questo segno particolare e poi riportarlo in patria come trofeo era, come dire, il segno più evidente di conquistata vittoria. Quindi un monumento molto significativo che ci fa capire proprio anche, ci fa entrare un po' nel momento molto particolare di quell'epoca così difficile, travagliata dalle guerre, tra l'altro anche guerre molto dispendiose, sia dal punto di vista, diciamo, umano, ma anche economico. Venezia letteralmente dissanguò la propria fortuna acquisita in tanti secoli di prosperità proprio in queste difficili guerre di Morea. Diciamo delle conquiste, delle vittorie, delle piazze forti prese, che per Venezia rappresentarono punto di orgoglio e di proprio, come dire, eccitazione degli animi di tutto il popolo, ma naturalmente anche della classe dirigente, veneziana, che giustificarono questo straordinario onore reso attraverso questo monumento a Francesco Morosini che, come prima abbiamo detto, dopo pochi mesi, sempre sull'onda di questo successo, fu nominato proprio a furor di popolo, si può dire, 108° doge della Repubblica.